saluto di congedo del Santo Padre Benedetto XVI agli eminentissimi signori cardinali presenti in Roma. Sala Clementina, giovedì 28 febbraio 2013. Siamo arrivati alla quinta ed ultima parte di questo saluto. Prima di salutarvi personalmente, desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il collegio cardinalizio, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per questo, con affetto e riconoscenza, vi imparto di cuore la benedizione apostolica. Secondo Benedetto XVI, Bianco Bergoglio è Papa. Per cominciare, la definizione di Benedetto XVI, che è il sommo pontefice della Chiesa Cattolica, di colui che sarebbe stato eletto dai cardinali come di un Papa, è corretta. Da un punto di vista giuridico cattolico, Bergoglio è il Papa della Chiesa cristiana fondata dai cardinali il 12 marzo 2013. Infatti, il 12 marzo, i cardinali si sono riuniti in un corpo elettorale, non in un conclave, quando il sommo pontefice della Chiesa Cattolica, Benedetto XVI, non aveva rinunciato al munus petrino. Dunque, i cardinali, con questa loro riunione elettorale, hanno fondato, consapevolmente o meno, una nuova Chiesa cristiana. E il giorno dopo, il 13 marzo, hanno nominato il capo religioso di questa nuova Chiesa. Capo religioso che Benedetto XVI aveva appunto anticipatamente e correttamente indicato con il titolo di Papa, anziché di Romano Pontefice o di Sommo Pontefice, perché c'è una grande differenza tra Sommo Pontefice e Papa. La differenza tra Sommo Pontefice e Papa. Il titolo di Papa non è esclusivo della Chiesa Cattolica. Invece, il titolo di Romano Pontefice o di Sommo Pontefice è esclusivo della Chiesa Cattolica. Via con l'indagine! Ehi, scopriamone alcune. Novembre 2023, Mark Voice. Parentesi, per vedere senza interruzione, specialmente Domino Nutella che dura sempre un'oretta, qui c'è questo per memorizzare nel computer. È pulito. Io lo uso da 3-4 anni e ogni giorno avete 30 questi da memorizzare su computer gratuitamente. Ogni giorno 30 gratuiti. Non so se funziona su smartphone, però ci sono anche per smartphone. Ma io non li ho mai utilizzati e non so quale suggerire. Chiusa parentesi.
perché Benedetto XVI ha usato Sommo Pontefice? Nella Declaratio Benedetto XVI ha usato soltanto l'espressione Sommo Pontefice e per due volte. La prima qui: dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. E poi più giù: Santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Non ha usato altri titoli. Perché Benedetto XVI ha usato proprio Sommo Pontefice? Per il motivo che ha richiamato anche il conclave e perciò, molto probabilmente, si è riferito al momento preciso dell'elezione, quando appunto viene utilizzata l'espressione Sommo Pontefice, non Papa. Infatti, dopo lo scrutinio dei voti, il documento Universi Dominici Gregis al numero 87 prescrive che il decano proponga al cardinale che ha ricevuto più voti una precisa domanda contenente proprio l'espressione Sommo Pontefice. Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? Questo potrebbe essere stato il motivo per cui Benedetto XVI ha usato Sommo Pontefice anziché Romano Pontefice, tantomeno Papa. La differenza tra Romano Pontefice, Sommo Pontefice e Papa. Novità delle novità, nel codice di diritto canonico il titolo di Papa è assente. Boom! Questo è il codice di diritto canonico del 1983 in formato PDF. Ricercando la parola Papa si ottengono due risultati, ma la parola trovata non è Papa, ma Papale. Una volta è il canone 360, riguardante la Segreteria di Stato o Papale. L'ultima volta è il canone 667, sezione 3, riguardante la Clausura Papale. Tutto qui. La parola Papa è assente. Invece, ricercando la parola Sommo, si ottiene Sommo Pontefice 22 volte. Ricercando però la parola Romano, si ottiene Romano Pontefice ben 87 volte. Infatti, tra questi due titoli, la Universi Dominici Gregis fornisce la spiegazione solo del titolo di Romano Pontefice, lasciando così intendere che solo questo sia il titolo specifico del capo della Chiesa Cattolica. Nell'introduzione, i due aspetti che caratterizzano la figura e l'ufficio del Romano Pontefice. Romano, perché identificato nella persona del vescovo della Chiesa che è in Roma, e quindi in rapporto stretto con il clero di questa città, rappresentato, eccetera, eccetera. Pontefice della Chiesa universale, e non Papa della Chiesa universale, perché chiamato a fare visibilmente le veci dell'invisibile pastore che guida l'intero gregge ai pascoli della vita eterna.
In effetti, anche da un punto di vista grammaticale, Romano Pontefice è un titolo più specifico di Sommo Pontefice, che significa genericamente Massimo Pontefice. Pertanto, dall'assenza nel codice di diritto canonico e dalla spiegazione fornita dalla Universi Dominici Gregis, si ricava che il titolo corretto per quello che noi chiamiamo Papa, Santo Padre, Sua Santità, è quello di Romano Pontefice. Il Papa dovrebbe essere chiamato innanzitutto Romano Pontefice. Dopo Romano Pontefice, in ordine di importanza, viene Sommo Pontefice. E poi nient'altro, perché Papa, Santo Padre, Sua Santità sono titoli non specifici della Chiesa Cattolica, come vedremo in seguito. Tuttavia, nella Universi Dominici Gregis, che è il documento il cui sottotitolo è circa la vacanza della sede apostolica e l'elezione del Romano Pontefice, non del Papa, il titolo di Papa è pure presente, ma solo 8 volte, contro le 30 volte di Romano Pontefice e le 42 volte di Sommo Pontefice. Insomma, Papa è utilizzato solo per evitare ripetizioni in 8 occasioni. Papa su Wikipedia. Secondo Wikipedia, che a volte è attendibile, altre meno, alla voce principale di Papa abbiamo il Papa, formalmente, ossia ufficialmente, Romano Pontefice o Sommo Pontefice, è il Vescovo di Roma, massima autorità religiosa, eccetera, eccetera. I suoi trattamenti possono essere Santo Padre, Sua Santità, Vostra Santità o semplicemente Santità. Alla voce secondaria di Wikipedia su Papa, invece, troviamo che il titolo di Papa è utilizzato Papa, Vescovo di Roma e massima autorità della Chiesa Cattolica, Papa, Patriarca d'Alessandria d'Egitto e Primate della Chiesa Ortodossa Copta. Sì. Poi Papa, Patriarca Greco-Ortodosso di Alessandria, credo sia una ripetizione. Papa Nero, appellativo non ufficiale, ossia è solo un modo di dire, con cui è chiamato il preposto generale della Compagnia di Gesù, il capo dei gesuiti, Papa nella mitologia delle isole Cook, dea della terra, Papa voodooista, titoli di alcuni sacerdoti della religione voodoo del Benin. Ma adesso vediamo meglio il secondo caso. I saluti del Vaticano al Papa copto ortodosso. Vi sono diversi documenti che dimostrano come la Chiesa Cattolica riconosca il titolo di Papa anche al capo della Chiesa greco-ortodossa copta, che, essendo ortodossa, vuol dire che non è cattolica. Un primo saluto è quello alla sua elezione. Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI a Sua Santità Anba Thawadros, eletto Papa della Chiesa Ortodossa Copta. Un secondo documento è quello segnalato dalla lettrice Benedetta
ad Andrea Cionci. Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell'intronizzazione di Sua Santità Papa Tawadros II, Patriarca dei Copto Ortodossi. Un terzo è discorso del Santo Padre Francesco a Sua Santità Tawadros II, Papa d'Alessandria e capo della Chiesa Ortodossa Copta e seguito. Infine, un quarto è Francesco a Sua Santità Tawadros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Come si vede, il Papa non è soltanto quello della Chiesa Cattolica. Per cui, per essere precisi, quando ci riferiamo a Benedetto XVI, dovremmo definirlo Romano Pontefice o Sommo Pontefice. Bergoglio, invece, è Papa. E solo Papa. Come Tawadros. Cosa intendeva Benedetto XVI quando ha detto «il Papa è uno solo»? Nelle interviste e nei libri non ci sono distinzioni tra Sommo Pontefice e Papa. Così, quando Benedetto XVI afferma «il Papa è uno solo», si sta riferendo a se stesso, perché risponde sostanzialmente alla domanda «quanti sono i papi?», da cui la risposta di Benedetto XVI è «il Papa, il vero Papa, è uno solo, io, il capo sono io». Infatti, in queste occasioni, gli intervistatori, mi pare una volta il giornalista Franco del Corriere della Sera e un'altra o un altro paio di volte Peter Sebald, non hanno fatto distinzioni tra Sommo Pontefice e Papa, ma hanno chiesto del Papa nel senso comune di capo della Chiesa Cattolica. Insomma, gli hanno chiesto quanti sono i capi della Chiesa Cattolica. Se in modo più preciso gli avessero chiesto quanti sono i sommi pontefici, Benedetto XVI avrebbe risposto in modo simile: il sommo pontefice è uno solo. Perciò, quando Benedetto XVI risponde che il Papa è uno solo, sta solamente affermando che il capo è solo lui. Non vuol far intendere in modo criptico, con una piccola risposta, che lui sarebbe il Romano Pontefice della Chiesa Cattolica, mentre Bergoglio sarebbe solo il Papa della nuova Chiesa Cristiana del 12 marzo 2013. No. Il Papa è uno solo, ossia precisamente il Romano Pontefice è uno solo. Io. La situazione paradossale del 28 febbraio. Riepiloghiamo il tutto e ricostruiamo la situazione paradossale del 28 febbraio nella Sala Clementina. All'inizio di tutto abbiamo la Declaratio dell'11 febbraio, nella quale Benedetto XVI aveva menzionato una volta il conclave e due volte Sommo Pontefice. Qua il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice e qua nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice.
Quindi, il 28 febbraio, 17 giorni dopo, nella Sala Clementina, abbiamo da una parte i cardinali convenuti a Roma per dar vita, secondo loro, ad un conclave per eleggere un sommo pontefice. Come loro hanno capito o hanno fatto finta di aver capito dalla declarazione. Dall'altra parte c'è il sommo pontefice regnante, che però questa volta non ha ripetuto né la parola conclave né il titolo sommo pontefice. Anzi, alla fine, ha detto loro che erano venuti semplicemente per l'elezione del nuovo papa. E poi ha detto una seconda volta che il loro eletto sarebbe stato solo un futuro papa. Insomma, papa come Papa Tawadros. Domanda: i cardinali avranno constatato la differenza? Sì. Come visto prima, la differenza tra sommo pontefice e papa non è un messaggio in codice nascosto. È semplicemente un linguaggio per addetti ai lavori. È il gergo giuridico del diritto canonico. Il capo della Chiesa cattolica si chiama Romano Pontefice o anche Sommo Pontefice, mentre il capo di una qualsiasi altra chiesa può anche essere chiamato Papa, anche Sua Santità, anche Santo Padre. A noi fedeli suonano come sottigliezze, come cavilli verbali, ma solo perché è la prima volta che incontriamo questa differenza. Però questo saluto di Benedetto XVI non è rivolto ai fedeli, ma ai cardinali, ossia agli addetti ai lavori, i quali invece conoscono molto bene la differenza tra sommo pontefice e papa. Forse non tutti, comunque sono capaci e avevano il dovere di leggere la declaratio e il saluto di congedo fino a comprenderli. Pertanto noi fedeli possiamo serenamente ricavare che Benedetto XVI, il 28 febbraio, ha parlato ai cardinali del nuovo papa della nuova chiesa. Ha parlato del futuro papa della futura chiesa. Amen. Se Benedetto XVI avesse invece nominato almeno la parola conclave, allora avrebbe significato che avrebbe riconosciuto la cattolicità della successiva elezione dei cardinali. Oppure, se Benedetto XVI avesse nominato almeno una volta sommo pontefice, magari Romano Pontefice, allora avrebbe riconosciuto l'appartenenza dell'eletto dei cardinali alla Chiesa Cattolica. Invece, niente. Infatti, anche il titolo del documento parla di cardinali semplicemente presenti in Roma, senza specificare per quale motivo. E bisogna sapere che alcuni cardinali sono sempre presenti in Roma. Cioè, il titolo non parla di cardinali convenuti a Roma per un conclave.
anche il testo del saluto non tratta dell'argomento conclave. E alla fine parla di elezione del nuovo Papa. Nuovo che tutti intendono come successore del Papa Benedetto XVI. Ma che può significare nuovo in senso assoluto. Qualcosa di mai esistito prima. Insomma, questa elezione, da un punto di vista cattolico, niente di niente. L'obbedienza di un sommo pontefice ad un papa. E tra voi, tra il collegio cardinalizio, c'è anche il futuro papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Cosa intende Benedetto XVI, sommo pontefice della Chiesa Cattolica, per obbedienza ad un papa di una nuova Chiesa cristiana? Siamo alla fine di un saluto in cui Benedetto XVI ha presentato la differenza tra una Chiesa sbagliata ed una Chiesa giusta, in cui non ha parlato di conclave e in cui ha parlato di papa anziché di sommo pontefice. Dunque, è mai possibile che per obbedienza si riferisca alle decisioni che questo papa avrebbe stabilito in tema di religione? È mai possibile che un sommo pontefice obbedisca alle decisioni religiose di uno che ha definito papa come Papa Tawadros della Chiesa Copta? Di quale obbedienza parlava, dato che appena 3 anni dopo, nel gennaio 2016, Benedetto XVI scriveva la prefazione di un libro del Cardinal Sarah sulla difesa del celibato, che invece Bergoglio stava mettendo in discussione? È evidente che non si trattava di obbedienza religiosa. Anticipando la conclusione, sembra trattarsi di una presa in giro, che però a questi massimi livelli si chiama finezza letteraria e che soprattutto fa ipotizzare una certa pressione su Benedetto XVI per una sua dichiarazione di sottomissione. Occorre infatti sapere che Benedetto XVI, quando ha scritto reverenza e obbedienza, ha ricopiato l'atto dei cardinali in conclave verso il neo eletto sommo pontefice, descritto nel numero 89 della Universi Dominici Gregis. I cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neoeletto sommo pontefice. Però poi, nel gennaio 2016, Benedetto XVI non si è comportato come un cardinale obbediente alle decisioni religiose di Papa Bianco Bergoglio. È allora evidente che con l'affermazione obbedienza al futuro Papa, Benedetto XVI si riferisse solamente alle disposizioni materiali che il futuro Papa avrebbe deciso riguardo la sua condizione di vita materiale all'interno del Vaticano. Dato che il futuro Papa sarebbe diventato il nuovo capo del Vaticano
e avrebbe gestito tutte le strutture vaticane e la sua vita. In altre parole, Benedetto XVI ha promesso che non avrebbe protestato riguardo le decisioni del futuro Papa riguardanti la sua vita all'interno del Vaticano. Perché evidentemente a Benedetto XVI importava innanzitutto rimanere e morire in Vaticano, come aveva detto il giorno prima nell'ultima udienza generale. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio, tra l'altro servizio in latino si traduce ministerium, quindi il ministerium della preghiera continua ad esercitarlo. Nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro, ossia resta in Vaticano. Dunque, la frase «il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza», può essere così sviluppata: reverenza ed obbedienza circa le sue disposizioni sulla mia permanenza in Vaticano, fino alla morte, funerale e tomba. Tra parentesi, anche se ho ricopiato l'Universi Dominici Gregis al punto dell'atto di obbedienza religiosa dei cardinali al neoeletto sommo pontefice. Chiusa parentesi. Tanto ha messo subito in chiaro che per lui era solo un papa. Le mancate implorazioni del 28 febbraio. Tuttavia, la differenza più grande di tutte è nella preghiera finale. Nella declarazio, Benedetto XVI aveva affidato la Chiesa e aveva implorato per l'assistenza ai cardinali. Ora affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo sommo pastore, nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua Santa Madre Maria affinché assista con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleggere il nuovo sommo pontefice. Invece, il 28 febbraio, Benedetto XVI non affida e non implora. Lui prega, ma non invoca un intervento di Dio a favore dei cardinali. Non dice, prego Dio per ottenere questo suo intervento o questo risultato, ma assicura solamente una vicinanza nella preghiera. Continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Insomma, non prega lo Spirito Santo come Maria nella declaratio affinché assista i cardinali, affinché agisca sui cardinali, ma prega, senza specificare chi, e affinché loro, i cardinali, siano pienamente docili all'azione dello Spirito Santo. Come a dire che lo Spirito Santo, la sua parte verso i cardinali, l'ha già
compiuta. E perciò manca solo la parte dei cardinali verso lo Spirito Santo, che è la loro docilità. Perché evidentemente, secondo Benedetto XVI, non erano ancora pienamente docili. Lo ha proprio detto. Affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Domanda. In che cosa devono essere pienamente docili i cardinali nell'elezione del nuovo Papa? Cioè, che cosa devono pienamente accettare dallo Spirito di verità? Devono accettare che ciò che compiranno non è un conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice, come aveva detto nella Declarazio, ma è, come ha detto ora, solamente l'elezione di un nuovo Papa. Poi Benedetto XVI ha detto pure specialmente nei prossimi giorni, quando invece non c'è niente di speciale in un conclave come credevano i cardinali. È una precisazione completamente inutile da questo punto di vista. Era sufficiente ed era più scorrevole senza questa specificazione. Continuerò ad esservi vicino con la preghiera affinché siate pienamente docili, eccetera. Perciò quello specialmente sta ad indicare qualcosa di veramente speciale nella Chiesa Cattolica. E se un conclave non è niente di speciale, invece l'elezione di un Papa fa riferimento agli antipapi e alle antichiese. Accidenti se è speciale. Continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. La conclusione poi lascia stupefatti. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. Questa non è una preghiera a Dio. Non è una richiesta a Dio che riveli la sua volontà. È semplicemente un augurio personale. Sostanzialmente, Benedetto XVI spera che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. Lascia intendere che il Signore potrebbe anche decidere di non mostrare quello che è voluto da Lui e che possa lasciare i cardinali, sia quelli superbi, sia quelli incompetenti, dispersi nei pensieri o superbi o incompetenti dei loro cuori. Infine, nella Declaratio aveva invocato Maria, che è anche la madre della Chiesa Cattolica, per cui dire Maria significa anche dire Chiesa Cattolica. Ma questa volta nel saluto nulla fatto. Niente. Ossia, niente Chiesa Cattolica. Io complessivamente ci vedo tanta freddezza per dare un messaggio ai cardinali. Confrontiamo la preghiera della Declaratio con quella del saluto di congedo. Nella Declaratio ha detto: ora affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, nostro Signore Gesù Cristo, e
imploriamo la sua Santa Madre Maria affinché assista con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleggere il nuovo sommo pontefice. Nel saluto di congedo ha detto: prima di salutarvi personalmente, desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. Fate voi. Tra l'altro, nella declarazio c'era da parte di Benedetto XVI una chiamata di tutti alla preghiera. Ora affidiamo, eccetera. Mentre nel saluto di congedo c'è solo la sua preghiera personale. Desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino nella preghiera. Ossia, nella declaratio voleva che tutti pregassero per la Chiesa. Adesso nel saluto c'è solo lui che prega per i cardinali. Poi anche quel esservi vicino. Non vorrei esagerare, ma sembra dire: voi non siete più vicino a me, voi state disubbidendo, ma io continuerò ad esservi vicino. È una preghiera tanto strana, tanto più considerando che è l'ultima preghiera di Benedetto XVI. Probabilmente c'è la speranza che i cardinali, docili all'azione dello Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, dal giorno successivo fino anche all'interno della Cappella Sistina, avrebbero discusso prima di tutto della declaratio, in modo da essere degni che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. Vedete voi se questa è una preghiera per un conclave, per un nuovo sommo pontefice. In questo caso, probabilmente, anche voi l'avreste scritta meglio. Comunque, la prossima indagine, finalmente qualcosa di concreto, riguarderà l'utilizzo che noi fedeli veri cattolici possiamo fare della declaratio e del saluto di congedo a beneficio spirituale nostro e a beneficio della Chiesa cattolica, la Chiesa di Gesù. Alla prossima!